Torniamo ancora sulla gravissima situazione dei rifiuti in strada con le prime proteste dei cittadini costretti a vivere tra montagne di spazzatura da ormai troppo tempo. Facciamo il punto con questo servizio. Non ci sono novità sul fronte dell'emergenza rifiuti, tranne che la situazione è ulteriormente peggiorata rispetto alla scorsa settimana, a Quarto come nel resto della provincia. In questi ultimi giorni la città di Napoli sta giovando di una corsia preferenziale per lo smaltimento dei rifiuti, il che ha permesso di liberare in parte almeno il centro storico e di ridurre a sole 2000 tonnellate, si fa per dire, la quantità di immondizia ancora in strada. Questa decisione, tuttavia, ha finito per aggravare la situazione delle realtà periferiche, come è appunto quella di Quarto, dove si calcola che siano oramai ben 1000 le tonnellate di spazzatura non raccolta, 200 in più della scorsa settimana. E se le periferie come al solito sono stracolme, non si sta tanto meglio al centro, come dimostrano le immagini che state vedendo e che si riferiscono all'area residenziale di via Giorgio De Falco. Ma ciò che forse rende la situazione ancora più sconfortante è l'assoluta mancanza di qualsiasi risposta da parte delle istituzioni, chiuse in un colpevole silenzio. La conseguenza inevitabile è il manifestarsi dei primi segnali di un'esasperazione, sempre più sul punto di trasformarsi in rabbia. Nella notte tra sabato e domenica, i mezzi dei vigili del fuoco, infatti, sono stati chiamati a intervenire in via Cocci per